Ritrovarsi in piazza è importante per riequilibrarci da questo spaesamento che abbiamo avuto e che abbiamo tuttora e per discutere sulla città che noi vogliamo. E ci sembra una buona pratica e anche limitare la delega ai politici per le scelte. E in realtà io vorrei fare un discorso un pochettino, cioè spiegare un po' perché questo desiderio, questo bisogno. E facciamo un salto indietro. Quando eravamo nella seconda metà degli anni 70, in Piazza Ferretto c'erano le macchine e in tutte le strade limitrofe c'erano le macchine. E un gruppetto di persone, con a capo Michele Boato, col megafono, hanno fatto in modo che questo processo, diciamo, di pedonalizzazione cominciasse ad essere. E ancora oggi la battaglia continua, cioè per una città vivibile, per una città che appartiene ai cittadini che ci vivono. Ecco perché Agorà, ecco perché in piazza a parlare della città che vogliamo. Agorà vuol dire portare in piazza i contenuti della battaglia che abbiamo fatto in questi mesi per un altro PAT, no? Piano di assetto del territorio. Vuol dire a Mestre una città che vive e non è ossessionata, per esempio, da 20 grattacieli che vogliono costruire. Vuol dire una campagna da difendere, un paesaggio, e quindi no al quadrante di tessera e soprattutto no al raddoppio dell'aeroporto, 700 ettari ancora di cemento. Vuol dire per Venezia una città da vivere anche lì, e quindi no alle grandi navi, ma sì ai trasporti pubblici che funzionano, via acqua, l'assurdo della sublagunare da spazzare via. Vuol dire per tutto il nostro territorio anche una città che si compenetra di verde, che si compenetra di piste ciclabili, di trasporti pubblici. Una città specialmente per i cittadini, sia in terraferma che in centro storico. Una città per i cittadini e le cittadine, per i bambini, perché quando i bambini in una città stanno bene vuol dire che tutti stanno bene, gli anziani, una città da vivere. Gli artisti presenti in piazza per Agorà, sono amici e complici di queste, tematiche. È importante sottolineare che la loro presenza non è, come le belle ragazze che fanno tappezzeria nelle feste, ma, funzionali assolutamente ai contenuti. Questo peraltro, mette in campo una tendenza ormai attuale, nazionale, non solo, che vede non più gli artisti in piazza e in strada a fare da, appunto, da sostegno, da gruppo spalla alle parole dei politici, ma alla pari. Dai flash mob, qualsiasi attività legata all'utilizzo dello spazio urbano in termini politici, nel senso bello e pulito del termine, il lato estetico e artistico ormai si intreccia del tutto con i contenuti, non è solo una tinteggiatura. E sono artisti. Ce ne sono di tutti i colori. C'è Paolo Paparotto, che è uno dei veramente più validi burattinai italiani, ha vinto numerosi premi in Italia e all'estero. Poi ci saranno le canzoni di Giampaolo Gianese, meglio conosciuto come leader di Laguna Blè, detti anche i menestrelli mestrepolitani, che da 20 anni riempiono di contenuti divertenti e satirici la storia di questa nostra città. E poi verranno Paola Brolati e Linda Bobbo, che sono due attrici conosciutissime che sempre hanno lavorato sulle tematiche legate alla nostra città e al territorio. E poi c'è la felice anche ritorno di Monica Giori e Erba Matta, che è il suo gruppo. Monica Giori ha lavorato e ha cantato spesso con Alberto D'Amico ed è una delle poche residue interpreti delle canzoni popolari veneziane, pur essendo non un'ottantenne, insomma, quindi questo conforta. Dalle 18 alle 19:30 in Piazza Ferretto, vicino al Cinema Excelsior, ovviamente non solo i Mestrini, ma anche tutta la cittadinanza limitrofa. I temi sono interessanti e a chi diciamo, interviene per porre domande, per offrire punti di vista, per accrescere conoscenza e condivisione o per suggerire alternative, Agorà offrirà dei semi di acero.